E Radio Radicale, siamo col senatore Telvardo Sigismondi, che credo sia coordinatore di Fratelli d'Italia in Abruzzo, e quindi possiamo definire anche un po' il regista della vittoria di Marsilio alle ultime elezioni regionali per parlare di questo voto. Allora, com'è andata? So che per voi è stato un impegno particolarmente duro, non tanto perché diciamo, si pensava che Marsilio perdesse, quanto per il fatto che c'è stata tutta un'onda mediatica che diciamo, descriveva questo voto come una Waterloo del centrodestra prima che si svolgesse. Allora, in che clima avete vissuto e come l'avete affrontata? Anche la cosa dei tre mari, queste fake news che sono girate intorno a Marsilio. Questo dimostra che la campagna elettorale non si fa con le bugie e con le menzogne, ma si fanno con progetti e con idee. Perché da una parte c'erano le offese del centro-sinistra, dall'altra parte c'era il buon governo del centro-destra. Questa è la sintesi che io do della campagna elettorale, che abbiamo vissuto bene perché eravamo consapevoli del grande lavoro che era stato fatto dal presidente Marsilio in questi 5 anni, cogliendo dei risultati storici per la nostra regione, e sapevamo anche di avere una coalizione unita e solida, e come Fratelli d'Italia avevamo delle liste che erano competitive, importanti, fatte tutte persone molto radicate sul territorio e di esperienza. E questi tre fattori messi insieme sono stati la vera forza della campagna elettorale. I cittadini, gli abruzzesi ci hanno dato l'onore di un risultato storico. Lo voglio ricordare, lo voglio citare perché è la prima volta che un governo regionale viene confermato per 2 volte consecutivo, che è stato anche un segno di maturità da parte di tutti, perché c'è stata la consapevolezza che c'è bisogno di continuità, perché la politica dell'alternanza, che ha sempre contraddistinto l'Abruzzo, che ha portato una volta a vincere il centrodestra, una volta dopo il centro-sinistra, aveva sempre portato a dei progetti iniziati e mai finiti. E quindi c'è stata la consapevolezza che c'è bisogno di quella stabilità politica che poi ha reso grandi alcune regioni che della stabilità hanno fatto la loro forza. Dall'altra parte c'è stato un centrosinistra che ha riempito la campagna elettorale, come diceva lei, di un'onda mediatica ostile molto molto Ecco, per elevata. esempio, quando avete visto arrivare la Todde in Abruzzo, che avete pensato? Beh, io ho sempre detto che mentre noi in questa campagna elettorale abbiamo parlato agli abruzzesi dell'Abruzzo, il centro-sinistra a un certo punto non aveva più argomenti e quindi si è messo a parlare della Sardegna, perché soltanto in quel modo. Hanno portato pure Bersani, cioè non... Sì, loro hanno portato diversi rappresentanti a livello nazionale, che comprendo anche perché nel momento in cui c'è la campagna elettorale tutti cercano di far venire Ecco, ma non rappresentanti. ritiene che questa cosa qua del giro turistico degli altri leader delle altre regioni, anche leader nazionali, sia stato un po' controproducente? Guardi, la forza del centro-est è stata la credibilità. Noi avevamo un progetto credibile come programma di governo e come composizione politica. Le dico questo, c'è un altro argomento sul quale io mi soffermerei anche durante questa intervista, che è rappresentato dal famoso campo largo, che io ho definito un campo largo di contraddizioni. Perché in politica non è sufficiente fare accozzaglie di partiti che vediamo anche qui in Parlamento spesso dimostrano di non avere niente in comune. Per riuscire a vincere una campagna elettorale c'è bisogno innanzitutto di una visione politica e programmatica che il centrodestra con Marco Marsilio ha dimostrato di avere e che il centrosinistra non ha dimostrato di avere. Quindi tutte queste presenze di leader nazionali sul nostro territorio, che consentitemi anche
Una precisazione, si sono ricordati dell'Abruzzo solamente in questo periodo, dopo anni in cui si sono completamente dimenticati della nostra regione, soprattutto quando avevano dei ruoli di governo, mi riferisco a Conte, mi riferisco a Renzi, che poi venivano in Abruzzo e per cercare di giustificare al loro elettorato l'ingiustificabile, Conte diceva che non era alleato con Italia Viva e con Azione, Renzi sosteneva di non allearsi mai con Grillo e Calenda che diceva che il campo largo non esisteva. Insomma, questi sono tutti elementi che dimostrano che l'elettorato è maturo perché sa riconoscere nel momento in cui c'è una proposta politica chiara e forte e quando ci sono forze politiche che cercano in qualche modo di limitare la sconfitta. Lei si è riuscita a dare una spiegazione dei pomodori che vi hanno lanciato addosso quando avete trovato i finanziamenti per l'avvio dei lavori della Roma Pescara Ferroviaria? E questa è stata un'altra contraddizione da parte del centrosinistra, che ha iniziato con la narrazione che il governo Meloni aveva definanziato la Pescara Roma, e invece sul PNRR noi siamo stati molto chiari perché abbiamo sempre detto che sarebbero state definanziate quelle opere che non riuscivano a raggiungere l'obiettivo del 2026, che sarebbero state rifinanziate con altre forme a partire dall'FSC nazionale. Quello che è puntualmente accaduto, il governo Meloni in questo anno e mezzo ha dimostrato particolare attenzione alla nostra regione che è tornata al centro anche dell'azione politica di attenzione del governo nazionale, una considerazione che l'Abruzzo non aveva da anni. Ovviamente nel momento in cui le opere sono state definanziate dal PNRR, tutti a puntare il dito contro Marsiglia e contro la Meloni, nel momento in cui invece sono stati puntualmente rifinanziate come promesso, si sono addirittura permessi di dire che questa cosa non andava bene. Insomma, non sapevano neanche loro cosa volevano. L'ultima cosa, oggi i giornali di opposizione cercano di ripiegare su chi nel centrodestra si è fregato i voti dell'altro. Per esempio si dice Forza Italia ha fregato i voti alla Lega, ha determinato la crisi della Lega, cercando di mettere, come si dice in gergo, zizzania. Allora, lei ritiene che però in realtà il vero, diciamo, trasbordo di voti è stato dal terzo polo all'area dei Noi Moderati e di Forza Italia, che non ha determinato quell'ammasso di voti che poi si era riversato al centro in Sardegna, determinando qualche squilibrio? Allora, le rispondo con questo dato. Il presidente Marsiglio è stato l'unico presidente della regione che ha concluso il proprio mandato con una maggioranza più ampia di quando è iniziata la legislatura. Che cosa dimostra? Che l'azione del governo regionale e del centrodestra ha convinto anche un determinato elettorato che 5 anni fa si era candidato contro di lui e che questa volta ha visto l'efficacia di un'azione politica. Chiarissimo. Grazie, complimenti per la vittoria, che insomma anche merito. Beh, lei ci ha messo del suo. Grazie a Edoardo Sigismondi, senatore di Fratelli d'Italia, coordinatore di FD in Abruzzo. Grazie. Grazie a voi.